Il Lecce perde 2-1 in casa contro il Matera e si vede allontanare la vetta della classifica adesso a 4 punti. È solo un incidente di percorso e possiamo ancora sperare nel primato o dobbiamo rimandare i sogni di promozione in Serie B ai playoff? Sentiamo i leccesi. Guarda, io da semplice tifoso così che seguo, ripeto, allo stadio non vado, devo essere sincero, non voglio farmi il maestro né l'allenatore. Però a me dispiace che nei momenti più importanti poi del campionato subiamo queste cadute, no? Chiamiamole cadute perché perdere in casa comunque contro un Matera che non penso che sia il Real Madrid. Quindi abbiamo vinto partite molto più complicate e più difficili, tipo a Cosenza, ma altre pure, ripeto. Perdere così, io non lo so, non capisco com'è, c'è un calo psicofisico. Dipende dalla divina provvidenza e soprattutto dall'umiltà che deve caratterizzare tutti, dai giocatori agli allenatori, alla dirigenza del Lecce e, diciamolo onestamente, anche dagli amici giornalisti che non devono contribuire a montare questo Lecce se non hanno certezze. Sperare è lecito, però stiamo perdendo molte occasioni per poter andare al primo posto. Ieri non aspettavo una sconfitta così perché c'è delle lacune a centrocampo molto, molto, molto lacunose. E mi dispiace perché io ieri ho seguito con mio nipote e ci siamo rimasti molto male, perché le speranze, i giocatori dicono oggi vinciamo, ma stiamo perdendo molte occasioni, ripeto. Ma io direi che nulla è precluso, per cui è bene sognare, diciamo, con gli occhi aperti, perché ci può essere la possibilità anche di andare a Benevento senza alcuna presunzione, con la modestia, e vincere. È lì che si gioca tutto e speriamo che poi nel frattempo recuperiamo l'altro punticino per arrivarci, spero. Certo, senza alcuna polemica dico pure che io farei un'indagine rispetto al discorso del Benevento, se quella famosa partita con la Casertana di 6-0, 6-1 lascia un po' a desiderare. Il discorso è che ogni volta che si arriva al momento decisivo si sbaglia sempre. Quindi di conseguenza ancora penso che la squadra da questo punto di vista è immatura, non riesce a conservare un risultato e non so cos'altro dire, guardi. Lei ci crede nel Lecce in Serie B? Diciamo che la città meriterebbe la Serie B, anzi la Serie A, però purtroppo siamo sempre punti da capo ogni volta. Bisogna pensare per playoff. Non ce la fa allora il Lecce arrivare primo? No, loro devono lavorare bene per arrivare prima, bene, però ieri loro non hanno giocato bene. Deve fare una forte per alzare, mentre Lecce è avanti, no? Secondo me Lecce è più forte, ma ieri non è una... Ieri secondo me loro non hanno giocato bene, ma... Per me loro deve andare avanti, sì. Secondo me penso che possiamo credere in B, però il Lecce non vuole salire, si vede, non vuole proprio salire, perché ieri, dopo la sconfitta ieri con il Matera, guarda, è assurdo. Cioè, fino a ieri credevamo tutti quanti, ma vedendo il Lecce penso che non vuole salire proprio.